Abbiamo un obiettivo chiaro: evitare l'ennesimo vitalizio che scatterà il 15 settembre 2017. Ancora oggi un parlamentare con solo 4 anni e 6 mesi di contributi versati di legislatura matura il diritto alla pensione a 65 anni. Un cittadino della mia età, fuori da qui, per andare in pensione deve aspettare forse, se gli va bene, 73-74 anni. Noi abbiamo una proposta per evitare tutto questo. È una delibera semplice, 3 articoli, poche righe, che equipara il trattamento previdenziale esterno anche ai parlamentari. Sui vitalizi però, il vero scandalo sono le pensioni in essere, i 2600 pensionati che costano una cifra e che se venissero ricalcolati col metodo contributivo come tutti gli altri, si è spiegato l'INPS, verrebbero tagliati al 40%, e di queste non facciamo niente? Su quello abbiamo perso le speranze che lo faccia il PD, le dico con tutta la franchezza, quindi su quello noi abbiamo proposto, come diceva Riccardo Fraccaro, abbiamo fatto tantissimo, addirittura un emendamento nella riforma costituzionale, perché siccome dicevano che fosse un diritto acquisito, glielo facciamo saltare per legge costituzionale. Credo che lo faremo noi il prima possibile quando saremo maggioranza. Noi come Fatto Quotidiano abbiamo lanciato una petizione che ha già raccolto oltre 200.000 firme. C'era anche la questione del ricalcolo con il sistema contributivo, era già accennato, 5.000 euro come tetto massimo. Voi siete disposti ad appoggiare questa proposta del Fatto Quotidiano, sì o no? Per quanto riguarda le vostre proposte che ho letto attentamente, abbiamo letto attentamente, sono contenute nelle proposte nostre di tutti questi anni e che riguardano appunto l'abolizione di un odioso privilegio come il vitalizio. Noi, vi dico con molta franchezza, stiamo chiedendo almeno per la 17ª legislatura di equiparare il trattamento pensionistico a quello dei cittadini lì fuori. Per i parlamentari devono valere le stesse regole dei cittadini lì fuori, almeno per la 17ª legislatura. Poi siamo d'accordissimo col fatto che anche i vitalizi vadano aboliti, ma non ci aspettiamo da questa gente niente di che, quindi premiamo e pressiamo almeno per questo. Poi il resto dei privilegi di questo paese ci metteremo mano quando faremo la legge sul reddito di cittadinanza, perché anche i vitalizi sono una copertura del reddito di cittadinanza.